È stato un Natale all'insegna della crisi, quello appena trascorso in città e provincia, un Natale dai toni sobri, con pochi regali e destinati solo a una stretta cerchia di amici e parenti. Il cosiddetto pensierino è andato a sostituire il più tipico cesto di Natale. Secondo i dati di Confcommercio di Asti, in linea con quelli nazionali, è aumentato del 60,7% il numero di consumatori che ha dichiarato una spesa tra i 100 e i 300 euro, mentre è diminuita la quota di chi con lo scontrino avrebbe superato i 400 euro. I regali poi sono stati fatti seguendo la logica dell'utile. Sotto l'albero di Natale gli astigiani hanno trovato soprattutto prodotti di genere alimentare, ben il 71,2%, prodotti per la cura della persona, il 63,7%, seguiti dai giochi per i bambini. Diminuiti invece i capi di abbigliamento, i libri, i CD e i DVD, mentre gli amanti della tecnologia non hanno disdegnato l'acquisto dei telefoni cellulari, degli smartphone e dei tablet. Nel Natale della crisi è aumentata poi la percentuale di chi è ricorso ai punti vendita tradizionali, botteghe e negozi di fiducia proprio sotto casa e di internet grazie ai vantaggiosi sconti e alle offerte disponibili in rete, mentre non è variata la quota di consumatori che ha acquistato nella grande distribuzione. E così, se i consumi non hanno fatto faville, tanto che molti commercianti aspettano incrociando le dita i saldi di gennaio, buone notizie arrivano invece dal mondo degli spumanti e soprattutto dall'Astidio CG. Per fine anno si stima che saranno stappate oltre 160 milioni di bottiglie made in Italy per un valore al consumo di 1,4 miliardi di euro, il 64% di tutte le bottiglie esportate nel 2011 e con un incremento dell'11% in volumi sul 2010. L'Astidio CG supera quindi di 107 milioni di bottiglie vendute nel mondo, tra i migliori clienti soprattutto gli Stati Uniti, Russia e Germania.